Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Fausto Coppi, da parte di Daniele Floris e le immagini di Giacomo Farris. È Gialetto contro Fermasenti San Giovanni. Siamo reduci da una forte pioggia al campo Fausto Coppi di Serramanna. Andiamo subito a vedere le formazioni del match. Partiamo da quella di casa con Boassa in porta, Ruggero, Fois, Masca e Argiolas in difesa, Ena, Pilas, Caboni a centrocampo, Pilloni, Cadu e Zaidi in attacco. Sarà il trio d'attacco per la Gialetto. Dall'altra parte invece il Fermasenti San Giovanni con Di Meglio, Diana, Niedu, Congiu, Garia, Di Meglio, Di Manca, Melis, Angioni e Pugeddu. L'11 iniziale per gli ospiti. Ricordiamo che la Gialetto è seconda in campionato, vuole sicuramente vincere questo match per portarsi prima in classifica. Dall'altra parte invece abbiamo un Fermasenti in crisi di punti, solamente 3 conquistati con 3 pareggi, ancora non è arrivato al primo successo stagionale, ultimi in classifica per uscire poi dalla zona retrocessione, soprattutto da quella play-out. L'arbitro di questo match sarà Mattia Molitu. Le squadre si schierano in campo. La Gialetto, formazione di casa, da destra verso sinistra. Viceversa invece per il Fermasenti San Giovanni in maglia arancione fluo. Mancherà solo il fischio dell'arbitro per l'inizio di questo match. C'è detto che si trova a 15 punti insieme al calcio decimo Puzzu, l'antiochese Calassetta a 16, primo in classifica. Come avevamo detto in precedenza, sicuramente deve vincere per poter portarsi poi in vetta la formazione di casa. Il fischio dell'arbitro arriva in questo momento, inizia adesso il match. Subito il pallone in avanti da parte di Ena. Lancio lungo dalle parti di Zaidi, che non riesce però ad arrivare su questo pallone. Sarà rimessa laterale in zona offensiva per gli uomini di casa. Guarda che viene girato all'indietro. Magia. Centralmente poi a sinistra. Fois. In verticale per Pilloni, ha recuperato poi il possesso la formazione di casa. Magia all'indietro, gioca il pallone su Ruggero, palla in avanti a cercare lo scatto di Pilloni, riesce ad arpionare il pallone, poi chiuso da un avversario. Riparte la formazione ospite, sulla sinistra ci ha provato Soggiù. È stato profischiato un fallo nella metà campo della Gialetto, allora sarà calcio di punizione per il Fermasenti. Battuto in questo momento. Prone verso il 9, la sponda verso Murtas, che non riesce però ad anticipare l'avversario. Rimessa laterale ancora per la formazione ospite. Prone lungo linea verso Soggiù. Ha chiuso bene poi in chiusura Argiolas. Pallone arriva dalle parti di Cadu. Sulla posizione di Zaidi. Non è servito, ha chiuso bene poi Niedu in calcio d'angolo, il primo della partita a favore del Gialetto. Andrà a battere con la numero 4 Marco Ena, classe 1995. Non ti importa.
Vaena, pallone in mezzo nel cuore dell'area di rigore. Alla fine la raccoglie ancora un'altra volta il 4. Pallone in mezzo, so giù. Alla fine arriva la conclusione. Chiusa un'altra volta dall'11. Che cerca di ripartire. Si rifugia in rimessa laterale. Ancora in avanti. Ma l'ultimo tocco è stato di un giocatore della Gialetta. Allora sarà rimessa in zona difensiva per il Fermasenti. Guarda che viene girato all'indietro. Lancio profondo. Recuperato Ruggero. Centrale, Piras. Lotta a centrocampo. Alla fine recupera il pallone Angioni. Si lotta a centrocampo. Arriva poi da dietro Piras. La palla è dentro. Per il 7, Pilloni! E il vantaggio della Gialetto, 1-0. Il pallonetto di Pilloni a scavalcare il portiere di Meglio. È 1-0, avanti la Gialetto. Sono 4 minuti sul cronometro, 1-0 per la Gialetto. Con il numero 7, Pilloni. Si riparte. Pallone girato poi sulla destra. Cerca di sfondare Manca a centrocampo, recupera il pallone della Gialetto. Può partire con la 11 Zaidi, sopra un avversario, ancora Zaidi, fine, poi chiusa il pallone, però viene girato sulla sinistra invece Pilloni, cross in mezzo col destro, troppo profondo, ha messo fuori, raccoglie palla so giù, chiuso poi da Argiolas, rimessa laterale in zona difensiva. Recupera il pallone la Gialetto, solamente per un attimo perché poi ha messo fuori Garia. E allora rimessa in zona offensiva. Con le mani Argiolas. Palla in mezzo, di testa la colpisce. Fois ha raccolto però di meglio. Che poi ha girato nel partire terzino, avanza poi con la numero 7, manca sulla destra, pallone in mezzo, ha chiuso bene poi Fois, ancora manca, palla all'indietro, Diana, Pilloni, contro Congiu, si lotta a centrocampo, ancora Diana, chiuso bene questa volta da Piras, che può avanzare, vince il rimpallo, che non consente però a un compagno di arrivare sul pallone e allora riparte da dietro il Fermasenti. Di meglio, pallone avanti, intercetta il pallone a centrocampo, Piras, Pilloni, chiuso da un avversario con un fallo, calcio di punizione nella tre quarti della formazione ospite. Batte velocemente qui Ena, pallone profondo nella zona di Ruggero, viene chiuso poi dal terzino del Fermasenti, sarà il secondo calcio d'angolo. A battere sempre Ena con la numero 4. Palla in mezzo sul primo palo, colpisce di testa Argiolas, si fa male, rimane a terra il numero 6. L'arbitro si avvicina per accettarsi le condizioni del giocatore della Gialetto. Ha preso un colpo in faccia. Il gioco andrebbe fermato a prescindere. Si rialza. Allora si può riprendere a giocare con di meglio sul pallone. Di meglio, palla in avanti,
cercare le torri, colpo di testa ancora una volta di Congiu, ha recuperato il pallone a centrocampo, vicino c'è Caboni, preferisce andare da Ruggero, all'indietro Argiolas, verticale per Zaidi, buona la sponda anche del 9 Cadu. Si ferma il gioco, ma sarà rimessa per la formazione ospite. Si rialza intanto anche Garia, che dovrà uscire dal campo a causa dell'intervento dello staff medico del Fermassenti San Giovanni. Ricordiamo che il risultato è di 1-0, ha segnato Pilloni al quarto minuto di gioco del primo tempo. Pallone in avanti per Soggiu, chiuso bene da Zaidi, sponda ma c'è un fallo del numero 11, allora calcio di punizione per la Gialetto, che rimane nella metà campo del Fermassenti. A battere sempre Ena con la numero 4. Pallone giocato subito in avanti di Meglio, che parata sul colpo di testa di Fois, ma non è finita, rimane in avanti la Gialetto, subisce un fallo Ladu, non fischia l'arbitro, allontana poi la formazione ospite, destro profondo in avanti a cercare Ruggero, si gira, interviene Soggiu, che poi viene attaccato da Ena, riesce a passare l'11, non a servire un compagno, con un rimpallo recupera poi il pallone, sbaglia e regala a Pilloni, Pilloni l'imbucata verso Caboni, al limite dell'area, Caboni destro, alto, vicino però ai pali di Di Meglio, c'è stata una deviazione, ci sarà il terzo calcio d'angolo. Ancora Ena dalla bandierina. In mezzo all'area di rigore a saltare 7 giocatori della Gialetto. Parte Ena. Nel cuore dell'area di rigore, la testa alta da parte di Argiolas. Finisce largo sul fondo. Allora rimessa per Di Meglio. Rimane però a terra Garia, allora si presume anche un cambio nelle file della formazione ospite. Si rialza Garia ma deve, insomma, è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Esattamente al 12° minuto di gioco del primo tempo. Esce dunque dal campo con la numero 5 Garia ed entra con la numero 17 Loddo. Primo cambio al 12° minuto per il Fermassenti, che è sotto 1-0 con il gol di Pilloni al quarto minuto. Si riparte Di Meglio, lancio lungo, la zona di Manca, colpisce il pallone di testa Ena, adesso Manca, uno contro uno con Fois, vince il numero 3. Pallone per Ena, Pilloni, si gira, vuole cambiare il gioco, lo fa in questo momento verso Zaidi, è intervenuto però Nieddu. In fallo laterale. Si avvicina Argiolas a battere.
con le mani in avanti. Argiolas colpisce di testa a Fois, alla fine era Ruggero con deviazione, quarto calcio d'angolo del match, sempre a favore della formazione di casa. È sempre una battere, soliti sette a saltare, a disturbare il portiere Pilloni. Ultimo uomo Argiolas, accompagnato poi dalla marcatura. Palla sul primo palo, a vuoto tutti. Ci arriva però su questo pallone Piras, che si allarga in area di rigore. Si gira Caboni, destro Murato. Zaidi allarga ancora nella zona di Piras. Sulla sinistra, Piras all'uno contro due. Pilloni. Ancora il 7. Palla in mezzo, primo palo, sto fuori il neo entrato, poi ci prova Ladu con una conclusione, arriva comunque Caboni, palla in mezzo, sul primo palo, altra parata, altra occasione, di meglio, ne ha salvato due, calcio d'angolo. Cosa ha parato di meglio in due occasionissime per la Gialetto, che rimane in avanti. Vaena dalla bandierina, primo palo, il colpo di testa, la sponda che non è servita però a Ruggero per spingere il pallone in porta. Alla fine subisce il fallo Melis ed è calcio di punizione, può respirare il fermassenti e provare a gestire da dietro. Di meglio, palla in avanti a cercare Manca, il pallone è troppo lungo, finisce dunque in rimessa e con le mani andrà a battere Fois. Pallone lungo, Caboni, chiuso da un avversario, allora recupera il possesso il fermassenti, palla all'indietro. Diana in avanti a cercare con la 19 Murtas, alla fine Ladu in avanti, chiuso bene Daniedu che ritorna da di meglio, Pilloni in pressione, rischioso questo passaggio del portiere e alla fine Diana, pallone in avanti, Manca di testa, riesce a fare sponda però per un giocatore della Gialetto, magia, recupera Diana, pallone in avanti di meglio, ancora Fois in anticipo. Ancora Fois. Magia. Gira dalle parti di Ruggero. Destro in avanti. Lungo a cercare Pilloni. L'anticipo buono di Loddo. So giù. Melis perde palla. Caboni. Palla per Pilloni. Posizione regolare. Non si alza la bandierina. E allora il pallone viene rilanciato da Diana, rifugiandosi in rimessa. La Gialetto non si accontenta di un gol e ci prova con Ena. Non è che viene girato sulla sinistra, Fois uno contro uno, Fois non riesce a passare, si oppone Manca, arriva anche il raddoppio da parte di Diana, alla fine è rimessa, recupera secondi per respirare la formazione ospite, già battuta. Calcio di punizione, subito da di meglio, il fallo l'ha commesso Davide Caboni. E arriva dunque il primo cartellino, proprio per Caboni. Comunque ci aggiorniamo dopo, ciao. 17 minuti sul cronometro, primo cartellino, 1-0 per la Gialetto. Gol arrivato al quarto minuto da Pilloni.
di meglio sul pallone. Fischia l'arbitro, si riparte, di meglio in avanti per Manca, stessa cosa di prima. Palla fuori, rimessa per la Gialetto, si poteva sicuramente gestire meglio questa situazione. E allora Magia da dietro, riparte, palla per Arena centrale, sbaglia e allora recupera Melis. Di meglio, lancio lungo sulla sinistra, Soggio a vuoto Argiolas. Non ci arriva all'11 ma c'è stata la deviazione del 6, allora rimessa in zona d'attacco per la formazione ospite. Soggio lascia Niedu in carico della battuta di questa rimessa laterale. Melis, palla in mezzo col sinistro, a vuoto tutti, Manca, sinistro, fuori, con deviazione, calcio d'angolo. Il primo per il fermassenti e il quinto totale di questo primo tempo. A saltare 6 uomini nell'area di rigore. Sul primo palo il pallone, altro calcio d'angolo che andrà a battere Melis. Altro giro della bandierina per il fermassenti, il secondo consecutivo. Reagisce dunque la formazione di Poncellini, palla in mezzo sul primo palo, messo fuori Ena, recupera dietro poi Angioni ma non ci riesce, riparte in contropiede Caboni, palla sulla destra dove c'è il difensore centrale Magia, alla fine in area di rigore ci arriva Zaidi, palla in mezzo Pilloni, che occasione, l'ha sprecata con un tiro alto. Tre occasioni nel giro di 10 minuti per la Gialetto. Questa volta di meglio non ci può mettere una pezza a causa dell'errore di Pilloni, che però ha portato in vantaggio la Gialetto, lo ricordiamo, al quarto minuto. Di meglio, palla in avanti, cercare la testa ancora una volta di meglio, recupera però la Gialetto da dietro. Rilancio di Boassa, Fois, palla centrale, Caboni, destro alto, profondo, di meglio raccoglie, palla facile. Preferisce andare al rilancio il numero 1 del fermassenti, così perde palla, la regala ad Argiolas con le mani, in avanti, ha scambiato la posizione Pilloni con Zaidi, Latu, si gira, Caboni chiuso dall'intervento di Niedu, rimessa in zona d'attacco, rimane dunque in avanti la Gialetto, arriva Argiolas con calma a battere questa rimessa. Argiolas, palla dietro, Ena, ancora Argiolas, posizione regolare, sì no, arbitro fischia un fuorigioco, del numero 6, calcio di punizione. Riparte sempre di meglio col solito lancio, anche se si potrebbe giocare un pallone vicino. Preferisce però andare in avanti il portiere del fermassenti. Fischia l'arbitro, va di meglio, in avanti. Intercetta Ena a centrocampo. Poi Piras. Ladu allarga per Argiolas, non riesce a stoppare il pallone. E allora Niedu con le mani. Gira il pallone all'indietro. Loddo. Di meglio,
Destro centrale, interviene Foyce a centrocampo, pallone che si allunga, brutto fallo nei confronti del numero 4 Congiu, altro cartellino, questa volta ai danni di Foyce. Quando siamo giunti al 23° minuto del primo tempo, secondo cartellino, questa volta per il 3, terzino dalla Giallo. Rimane a terra però Congiu, si è fatto male, abbiamo visto anche il contatto dalla nostra postazione, è stato molto duro, anche perché Foyce si è allungato il pallone, non è potuto poi arrivare a colpirlo. Entra lo staff medico in campo, dunque dovrà uscire dal terreno di gioco. Congiu. Non già detto che ha avuto tante occasioni in questa prima mezz'ora. Salvate soprattutto dal portiere Di Meglio, che andrà a battere questo calcio di punizione. In questo momento arriva il fischio dell'arbitro, va Di Meglio in avanti, nella zona di manca, la testa di Ena, ci arriva poi Zaidi contro Diana, vince il terzino del Fermassenti che però regala palla da Foyce. Destro in avanti, centrale per Caboni, interviene Melis, destro profondo, diventa un tiro centrale, facile per la parata del portiere. Pallone centrale, magia, Zaidi, Caboni, altro fallo, non fischiato questa volta, Foyce, avanza, si accentra, Foyce, pallone in mezzo, le parti di Argiolas, Soggiu, non riesce a vincere il contrasto, recupera poi all'indietro, Argiolas, era arrivato Pilloni contro Soggiu sulla sfera in avanti, Piras, centralmente Ladu non trova Pilloni, bensì Niedu che recupera il pallone in avanti per Soggiu, passaggio sbagliato e allora altra rimessa. Palla in avanti, Ladu di testa, consegna palla a Congiu che è rientrato in campo. Argiolas, Zaidi, chiuso da manca, difende col corpo l'11, arriva alla sovrapposizione di Foyce, servito questo momento, buona la chiusura di Diana, altra rimessa questa volta sul fronte sinistro. Palla dietro, Ena, è stato rimesso in moto dalla sfera, magia, Ruggero, tutti nella metà campo del Fermassenti, Argiolas, destro in avanti, ha cercato poi un compagno, chiuso da Soggiu, rimessa. Onore centrale, diventa poi un passaggio per Foyce, troppo lungo, bravissimo Di Meglio in uscita a recuperare la sfera. Pallone in avanti. Di testa la colpisce Magia ed è bravo a servire poi il proprio portiere Boassa. Ruggero, Piras all'1-2 col 5. Boassa, rischioso questo passaggio, Magia se la cava in difficoltà. Ruggero infatti regala poi la rimessa in zona offensiva per il Fermassenti che può alzare il baricentro sul fronte sinistro. Con le mani Niedu. Angioni, chiuso, riesce comunque a passare, Angioni ha commesso poi fallo, Piras ai danni del numero 9, sarà calcio di punizione nella tre quarti vicino all'area di rigore.
sistema il pallone Melis, che potrebbe anche andare in porta da quella posizione. Sistema poi la barriera l'arbitro. Ferma Sentì, che come abbiamo detto all'inizio gara è in crisi di punti, non ha effettuato ancora un successo in questo campionato, ultimo in classifica, 3 punti con 3 pareggi. Fischio dell'arbitro. Barriera piena per Melis. Rimessa, rimane comunque a terra Pilloni. Si ferma il gioco e interviene lo staff medico anche della Gialeto. Dicevamo dunque che il Fermassenti ha totalizzato 3 punti con 3 pareggi arrivate alla prima giornata contro il Virtus Villamar il 2 ottobre, risultato di 2-2, poi contro il vecchio Borgo Sant'Elia il 22 ottobre e l'ultimo pareggio contro la prima in classifica, l'Antiochese. L'Antochianese, chiedo scusa, 0-0 il risultato. Niedu con le mani, si riprende a giocare. Pallone verso Manca, lungo, ci arriva comunque il 7 che poi con una ruletta non riesce a mantenere il pallone in campo. Fois con le mani. Palla in avanti, Ladu con la sponda ha trovato una deviazione da parte di Congiu, allora sarà rimessa per la Gialeto. Ancora fuori con le mani. Pallone girato all'indietro, Magia. Ruggero, c'è spazio per avanzare. Lo fa proprio in questo momento il numero 5 della Gialeto. Poi in avanti, a cercare il Pilloni, la testa di Niedu, interviene poi Ladu. Arriva Soggio in pressione. Palla dietro, Pilloni, buono. L'anticipo di Piras, ancora Pilloni sulla destra, chiuso da Niedu, altra rimessa. Toccato pochissimi palloni anche Murtas, la punta della Fermassenti. Rimane comunque in avanti la Gialeto adesso. Pallone in avanti, sinistro profondo nella zona di Zaidi. In chiusura Diana, recupera poi Caboni, uno contro uno. Caboni entra in area, chiuso da Diana, calcio d'angolo. 5° a favore della Gialeto, 6° in totale. Con calma Ena, presta a battere il tiro dalla bandierina. E come sempre i soliti a saltare sul secondo palo, anche Caboni. Dalla sinistra, va Ena, nel cuore dell'area di rigore ci ha provato, di testa. Ladu, ma non è riuscito a trovare la porta. E allora di meglio, sempre con un lancio. Non ci ha mai provato il Fermassenti a ripartire da dietro. Palla lunga, a cercare sempre di meglio. Il fallo da parte di Caboni, occhio perché è anche già ammonito. Rischioso dunque questo duello fra Di Meglio e Caboni. Il numero 8 della Gialeto, ricordiamo, è stato ammonito al 17° minuto del primo tempo. Rimane a terra però. Caboni, interviene lo staff medico della Gialeto. L'arbitro ha fischiato un fallo ai danni dunque di Meglio, sarà calcio di punizione per la Gialeto, che chiedeva un cartellino
per il numero 6 del Fermassenti, così non è stato, non è arrivato dunque la sanzione. Per di meglio, si ferma dunque il gioco, noi ne approfittiamo anche per darvi altre statistiche, questa volta della Gialetto che, ricordiamo, con questi tre punti finirebbe prima in classifica. Bisogna anche vedere poi il risultato che otterrà la Teochenese. Insomma, la Gialetto ha perso la prima in campionato, poi si è ovviamente rifatta con il Segariu vincendo 2-1, il Virtus Furtei 0-1, porta inviolata, non subisce gol praticamente dal 9 ottobre. Intanto si è ripresa a giocare, magia. Argiolas, anzi è Ladu. Pilloni col sinistro, troppo debole, facile per di meglio. Gli ammoniti sono Fois al 23esimo e Caboni al 17esimo, tutte e due della Gialetto. Di meglio, palla a terra. È caduto il cartellino dell'arbitro che deve recuperarlo. Risata fra Zaidi e l'arbitro. Si riprende a giocare, di meglio. Palla lunga, cercare la testa di Murtas che per la prima volta colpisce il pallone. Ena. Pallonetto su di meglio, ancora il numero 4, col sinistro in avanti a cercare Ladu, la chiusura poi di Diana, in fallo laterale, fuori con le mani. Ladu, palla in avanti per Zaidi, interviene con la 17 Loddo. Diana, manca, sinistro in avanti, centrale, non riesce poi a dar più nel pallone, interviene Fois, su Angioni, Fois destro largo, troppo. Per Pilloni, rimessa dunque per il Fermassenti. Si appresta ad un cambio però la Gialetto, perché è rimasto a terra Ruggero. Interviene anche lo staff medico per assicurarsi delle condizioni del numero 5 della Gialetto, difensore centrale, classe 1999. Problema muscolare. Gialetto in questo momento ha 18 punti in classifica. Sulla vetta. Cambio anche per la Gialetto, cambio forzato per problema muscolare a Ruggero. Entra con la numero 21 Christopher Orru. Si riprende a giocare. Rimessa per Niedu. Chiediamo scusa, è uscito Caboni ed è entrato al suo posto Orru. Quindi Ruggero è rimasto in campo, è uscito Caboni e al suo posto è entrato Orru con la numero 21. Rimessa adesso per Argiolas.
Centrale, Ena. Fuis. Zaidi. Non riesce a controllare palla. E allora Diana con le mani. Palla in avanti. Di Meglio. Destro. Fuori. E rimessa regalata alla Gialetto. È cambiato dunque il duello fra Di Meglio e Caboni, che è uscito. Ci sarà dunque un nuovo duello a centrocampo tra Di Meglio e Dena. Ruggero. Ancora dalle parti del portiere. Magia. Prende avanti per Zaidi. Interviene Di Meglio. A centrocampo Di Meglio. Palla al limite dell'area di rigore. Ruggero a metterla fuori. Poi Orru. Rimasto a terra Di Meglio. Tante interruzioni in questo primo tempo. Ci sarà forse un lungo recupero. Si presume, anche perché ci sono stati due cambi nel corso del primo tempo. È entrato Lodo al posto di Garia, quindi cambio forzato per il fermassenti. Stessa cosa invece dall'altra parte per la Gialetto. Pochi minuti fa è entrato Ru al posto di, del numero 8, Caboni. Diverse interruzioni che si presume poi con un lungo recupero alla fine dei 45 minuti della prima frazione. Piras, Magia, Ruggero, destro in avanti, interviene Piras, chiuso poi bene dall'attacco di Loddo. Zaidi, c'è velocissimo Fois, palla per lui, Fois sul fondo, riesce a mantenere il pallone in campo, chiuso da Diana, doppio rimpallo no, e allora sarà calcio d'angolo. Sempre Diana dalla bandierina. Calcio d'angolo. ...40 minuti sul cronometro. 5 più recupero alla fine del primo tempo. C'è stata un'altra occasione per la Gialetto, e ancora una volta dalla bandierina Ena. Palla in mezzo, nel dischetto interviene Foisco Ruggero. Il pallone rimane lì. Ancora Ena, può avere un'altra possibilità. Palla in mezzo, bellissimo. E poi alla fine Ladu calcia alto. Rimessa dal fondo per Di Meglio. 1-0 il risultato. Al quarto minuto il gol di Pilloni. Palla in avanti per Di Meglio. Interviene poi Ena con la testa. Piras in avanti. Là per Pilloni. Pilloni! Stessa cosa del gol del vantaggio. Questa volta si oppone un'altra volta Di Meglio a salvare il fermassenti. Palla lunga di Soggiur. Interviene poi in scivolata. Ena subisce fallo giallo per Angioni al 42esimo minuto. Terzo cartellino, terza sanzione in questo primo tempo. Partita nervosa a centrocampo. Dunque sul pallone si appresta a battere Ruggero, il calcio di punizione a metà campo. Rientra anche negli spogliatoi, lo vediamo dalla nostra postazione, Caboni, che è uscito per un problema
muscolare. Ena, palla in avanti a cercare Pilloni, interviene di testa con Giù. Stessa cosa per Milis, alla fine Loddo allontana col sinistro trovando con la numero 9 Angioni. Sinistro in avanti, Loddo è bravo a difendere col corpo sul lato, colpisce in faccia Pilloni. Non si ferma il gioco, ora sì perché è costretto l'arbitro, manca, si lamenta, ma bisogna evidentemente anche sapere l'entità del contatto sul colpo in faccia a Pilloni. Interviene lo staff medico, si rialza però il numero 7 della Gialetto, autore del gol del vantaggio, del momentaneo vantaggio, 1-0. Al quarto minuto di gioco. Manca pochissimo. E poi sapremo anche il recupero. Riprende Diana. Con Giù. Loddo. Arriva Pilloni velocissimo, Loddo costretto ad andare dunque in avanti. D'Angioni, interviene Argiolas, riesce a servire comunque il Ru. Gli ruba palla poi Soggiù, palla in avanti. Argiolas, ancora verso il Ru, che non riesce a stoppare perché il pallone di Argiolas è troppo forte, allora rimessa per il fermassenti. Melis. Angioni, palla in avanti per Soggiù, interviene anche Murtas, Soggiù in aria, palla al limite, in area di rigore, si gira alla fine Murtas, destro di Di Meglio, ci ha provato il fermassenti, alto, saranno 3 minuti di recupero, forse un po' pochi visto quanto le interruzioni di questo primo tempo, 3 minuti di recupero a partire da adesso. Ruggero, Argiolas male, allora interviene Soggiù a servire Niedu, sinistro, alza il pallone verso Murtas, bravo Ruggero ad anticiparlo. Magia, Loddo con il petto, si allunga palla, interviene poi Orru. Soggiù, chiuso bene da Argiolas, non lo fa girare, arriva il raddoppio, Soggiù si gira, riesce a capassare, pallone in avanti per Murtas in aria. Murtas, palla in mezzo per manca! Deviazione, calcio d'angolo per il fermassenti. Dalla bandierina Melis. Palla in mezzo, primo palo a vuoto Ruggero, allontana Ena, nella zona di Loddo, destro largo, Ladu, di testa Ena, di testa poi Ruggero, serve manca, manca, si avvicina all'area di rigore, poi un contatto con Magia, considerato non irregolare, e allora rimessa però per la Gialetto. Fois a battere con le mani e a chiudere questo primo tempo in vantaggio. Palla in avanti per Zaidi, interviene Di Meglio con la testa. Stessa cosa per Piras. Melis, largo per Angioni. Riesce a prendere Angioni, uno contro uno con Fois. Angioni col sinistro, chiuso e sporcato poi il pallone da Fois. Interviene da dietro Piras. Pallonetto, Zaidi, chiuso dalla buona pressione del fermassenti, Zaidi con un tunnel e poi a liberare col destro, servendo però manca che colpisce di testa, Di Meglio, palla buona per Soggiù, anticipato dall'opposizione di Argiola, scalcio d'angolo per il fermassenti. Si appresta a battere con la numero 8, manca pochissimo. Tiro dalla bandierina. Tutti nella metà campo della Gialetto, ovviamente tranne Di Meglio, il portiere del fermassenti. Parte adesso, palla sul primo palo,
Interviene Manca con un fallo, calcio di punizione ai danni di Argiolas, respira dunque la Gialetto dopo aver subito un po' di pressione da parte della formazione ospite negli ultimi 3 minuti. Triplice fischio, finisce il primo tempo in vantaggio, è la Gialetto, gol al 4° minuto di Pilloni, noi ci prendiamo una pausa, super spot. A Bosa, scenario di assoluta e indimenticabile bellezza, dal 1978 l'hotel Al Gabbiano, struttura di tradizione e conduzione familiare, è pronta ad accogliervi per le vostre vacanze all'insegna del relax e del mangiar bene. L'hotel offre ben 43 unità abitative, tra le quali 35 stanze ristrutturate di recente, tutte con aria condizionata, TV, frigo bar e servizio wifi. A meno di 100 metri dal mare, con ristorante, pizzeria e area bimbi sempre a vostra disposizione, la struttura, con i suoi servizi di noleggio gommoni, biciclette, quad e scooter, rappresenta una scelta irrinunciabile per famiglie e giovani coppie. Hotel Al Gabbiano, fai spiccare il volo alle tue vacanze in Sardegna. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Amici di Directa Sport, bentornati al Fausto Coppi per il racconto dell'ottava giornata
di campionato prima categoria in Sardegna, girone B. Il racconto del secondo tempo tra Gialetto 1909 e Fermassenti San Giovanni, 1-0 il risultato, al quarto minuto il gol di Pilloni, maglia numero 7. Il primo movimento dei secondi 45 minuti lo darà il Fermassenti con in avanti Murtas. Andiamo dunque a rivedere quelle che sono le formazioni, ci sono stati due cambi, uno da una parte e uno dall'altra. Partiamo dunque dalla formazione di casa che schiera in campo Bassa in porta, Argiolas, Magia, Ruggero e Fois in difesa, Ena, Piras e Orru che ha preso il posto di Caboni, Zaidi, Ladu e Pilloni, il trio offensivo. Dall'altra parte il Fermassenti che schiera in campo Di Meglio in porta, difesa con Nieddu, Loddo che è entrato al posto di Garia, Congiu e Diana in difesa. Melis, Di Meglio a centrocampo con Manca e Soju sugli esterni, davanti Murtas e Angioni che però è uscito e al suo posto è entrato Cozza. Dunque altro cambio, il secondo per il Fermassenti. Inizia adesso il match, secondo tempo. Anzi, chiedo scusa, è uscito Murtas con la numero 19 ed è entrato Cozza, è rimasto in campo Angioni. Fischio subito dell'arbitro, fallo ai danni del giocatore del Fermassenti. Allora, calcio di punizione che andrà a battere Niedu. Argiolas, giocatene avanti, interviene Cozza all'indietro. Piras, ruba il pallone a centrocampo Melis, Piras è quasi riuscito a servire Ladu, pallone all'indietro. Di Meglio che ha salvato tante volte nel primo tempo la propria squadra con diverse occasionissime per la Gialetto. Palla in avanti per Angioni, uno contro uno con Magia, riesce a vincere il numero 2 della Gialetto che poi si conquista un calcio di punizione e può respirare allora la formazione di casa. Boazza all'indietro, Ruggero avanza il 5 e poi serve ancora una volta Magia. Allarga sulla sinistra, nella zona di Fois. Ena. Zaidi, palla all'indietro. Piras lascia sfilare e poi serve Ruggero. Destro profondo, cercare Pilloni a centrocampo. Cambio a lato, allora va da Fois. Non riesce però a stoppare il pallone, che finisce fuori, rimessa laterale. Con le mani di Ana. Di Meglio, palla in avanti, di prima intenzione verso Angioni che colpisce di testa senza però servire un compagno. Magia, Boassa, Ruggero attaccato da Angioni, Ruggero serve però Ena all'1-2 col 5, movimento di Pilloni, palla verso Ladu che si gira, contro Loddo, Ladu cerca Pilloni in velocità, arriva all'1 contro 1 con Niedu, alla fine l'ultimo tocco e di Pilloni, sarà rimessa dal fondo. Pilloni che ha segnato il gol al quarto minuto, regalando il momentaneo vantaggio. Di Meglio sbaglia, regala palla ad Orru a centrocampo, chiuso da Cozza, Orru riesce a servire Ladu, largo per Pilloni, uno contro uno con Niedu, Pilloni va sul destro, riesce a chiuderlo poi il terzino numero 3 del Fermassenti in farlo laterale, dunque rimessa in zona d'attacco per la Gialetto. Con le mani Argiolas, chiama palla in avanti Piras, che alla fine non riesce di prima intenzione a mettere un pallone nel cuore dell'area di rigore. Altra rimessa dal fondo per Di Meglio.
Ricordiamo che l'Antiochenese sta perdendo col Barumini 1-0 e dunque rimane primo in classifica la Gialetto in questo momento. Ena, Zaidi, palla centrale, Orru, chiuso bene da Congiu, arriva poi Di Meglio, tunnel, riesce a passare due volte e può servire Cozza, centralmente verso Angioni, recupera poi il pallone Cozza, all'indietro, Congiu, destro profondo a cercare Angioni, riesce a chiudere Magia, poi da dietro, ha provato Manca ad intervenire. Sarà rimessa, Diana già battuta, Angioni, spalla alla porta, si gira, serve bene Cozza in area di rigore, si alza la bandierina, aveva addirittura tirato fuori, si lamenta poi anche dalla panchina l'allenatore del Fermassenti, Walter Poncellini. Si lamenta nei confronti dell'arbitro, arriva dunque la prima sanzione. Anzi, forse per un membro della panchina. A Silvio Di Meglio. Ammonito Silvio Di Meglio in panchina. Dunque si interrompe il gioco, lo stesso 1-0 il risultato tra Gialetto e Fermassenti San Giovanni. Sono 6 minuti nel corso del secondo tempo. Fischio dell'arbitro, si riprende. Boazza lascia Magia. Interviene Loddo. Sinistro profondo di Niedo a cercare Soggiu. Stop di petto al limite dell'area. Cozza. Non c'è fallo da parte di Ruggero. Latu si gira su Niedu che però recupera la posizione. Loddo, palla in avanti. La testa di Argiolas contro Cozza. A vuoto tutti e due, interviene da dietro poi Piras. Ancora Argiolas, chiuso da Soggiu. Pressione del Fermassenti. Diventa difficile, occhio qui a questo pallone che però poi viene recuperato da Magia. Gira all'indietro. Boas. Si appoggia su Magia. Pallone centrale, Piras. Rischiosissimo questo pallone. In pressione Angioni, anche Soggiu questa volta su Ruggero, che riesce a servire Argiolas in avanti. C'è spazio adesso. Qui sulla destra, palla centrale. Velo da parte di Orru. Latu, spalla alla porta. Chiuso bene da Congiu con fallo. Calcio di punizione. Già battuto Argiolas, uno contro uno con Soggiu, costretto a tornare all'indietro. Piras, destro per Pilloni, all'uno contro uno, Pilloni passa al limite dell'area, cade giù, non c'è fallo, Di Meglio recupera. E allora può ripartire dall'altra parte Cozza in contropiede, buona la chiusura da parte di Zaidi con un fallo secondo l'arbitro. Calcio di punizione esagerata però. È esagerato questo fischio, questo contatto a centrocampo. Calcio di punizione per il Fermassenti San Giovanni a centrocampo. È sempre 1-0 tra Barumini e Antiochense. Sempre primo in classifica la Gialetto, a 18 punti. Testa da parte di Magia. Stessa cosa di Ana. Interviene Ruggero. Vince Soggiu. Che poi serve Angioni. Angioni. Lascia Soggiu. Non si intendono i due. Manca. Prova ad entrare in area. Chiuso da Ena. Arriva da dietro di Ana. Palla in mezzo.
Magia verso Piras, rischia qualcosa, riesce comunque a cavarsela. Zaidi, palla in avanti verso Ru, all'uno contro uno, Ru passa, ancora Ru a centrocampo, cambio gioco verso Pilloni, c'è fallo, c'è cartellino per Congiu, rosso, rosso diretto ai danni di Congiu che abbandona il terreno di gioco al minuto numero 9 del secondo tempo. In 10 il Fermasenti San Giovanni, espulso Congiu. Trovano, vai. 9 minuti, espulso Congiu che esce in questo momento dal terreno di gioco. Adesso la Gialetto ne può approfittare per chiudere la partita in superiorità numerica, 11 contro 10, e manca mezz'ora alla fine. Palla per Zaidi, lunga ma riesce ad arrivarci, chiuso poi da Diana in fallo laterale. Già battuto Ena, Fois sinistro profondo non preciso, rimessa dal fondo. Episodio che può cambiare le sorti di questo secondo tempo, le sorti di questo match, anche perché il Fermasenti stava iniziando anche a dare un po' più di pressione in questi inizi di secondo tempo. Con l'espulsione bisogna gestire. E non è facile contro una squadra come la Gialetto. Sinistro profondo di Cozza, dalle parti di Soggio, che però viene anticipato dalla copertura di Argiolas. Tacco di Pilloni a cercare Orru. Loddo ad allontanare. Petto di Ruggero, centralmente per Ena, chiuso da Angioni, ritorna all'indietro. Ruggero, destro profondo, nella zona di Ladu, chiuso da Loddo, a vuoto tutti e due, interviene Di Meglio che ha preso posizione da difensore centrale, al posto di Congiu che è stato espulso pochi minuti fa. Fallo in attacco, anzi fallo commesso da... da Fois, e allora calcio di punizione per il Fermasenti. Sul pallone c'è Melis. Fischio dell'arbitro. Va Melis, primo palo a cercare Manca, Soggiu, stop, pallonetto e poi interviene Argiolas. Non si capiscono i due con un ruolo, alla fine riesce a passare e a servire Zaidi che va verso la porta. Zaidi, chiuso da Diana con le mani, Zaidi entra in aria, ancora lui, cade a terra, non c'è fallo. Non viene fischiato il contatto fra Diana e Zaidi e allora recupera il pallone Di Meglio. Anni te lo temo, ma adesso non ne danno mai, oggi non più. Ma prima li danno. Di Meglio, lancio lungo, profondo, nella zona di Angioni, la testa di Ruggero. Pilloni, Piras, Ruggero, destro largo, a cercare Pilloni, troppo lungo, non ci può arrivare il 7. Rimessa laterale. Niedu, con le mani, Cozza, Soggiu, pallone uscito, rimessa per la Gialetto. Palla lunga, chiuso Niedu, che poi interviene con la spalla. Magia, lungo per Zaidi, non riesce ad arpionare bene il pallone, allora interviene Melis. Servito il pallone per Cozza, che poi la perde. Ruggero. Arriva il pallone per Ladu. Davanti all'area, Ladu, sinistro! Fuori!
Occasionissima per Latu. Ci ha provato il numero 9 della Gialetto a passare in doppio vantaggio. Occasione sprecata davanti alla porta. Graziato qua il Fermasenti San Giovanni. Di Meglio, palla lunga. Recupera Ruggero, la pressione poi di Manca. Boas, Fois, rischiosissimo questo pallone centrale. Alla fine Ruggero. Argiolas, Piras, si gira su Cozza, riesce anche a passare con un fallo. Cozza prende il cartellino, giallo. Dopo l'espulsione di Congi, arrivata al nono minuto, è sempre 1-0 il risultato. Il gol di Pilloni al quarto minuto di gioco del primo tempo. Fischia l'arbitro, si riparte. Ruggero, Piras. Avanza ancora il numero 10, poi centralmente interviene Cozza con la schiena, ancora Piras di punta, all'1-2 con Orrua, ancora Piras, riesce a servire con l'esterno Zaidi. Sovrapposizione, Pilloni! La doppietta di Pilloni, 2-0 Gialetto! Altro gol per il numero 7. Al 16° minuto di gioco del secondo tempo, avanti di 2 la Gialetto, in superiorità numerica. Disastro del Fermassenti, che dopo l'espulsione ha cambiato atteggiamento, non ha più pressato come ha fatto nei primi minuti. Ci ha comunque provato però la formazione di Walter Poncellini. Calcio di punizione per il Fermasenti. Il fallo l'ha subito Nieddu prima di Cozza. Palla lunga. Cercare Angioni. Recupera poi palla Orru, che allarga per Pilloni sulla destra. Con calma gira all'indietro per Argiolas. Angioni in pressione, Argiolas per Ruggero. Piras, Ena, Ladu, spalle alla porta, chiuso da Di Meglio con un fallo, calcio di punizione. Piras mette in movimento la sfera subito verso Zaidi, autore dell'assist del secondo gol, trasformato da Pilloni. Ena ruba il pallone su Diana, che poi recupera la posizione e riesce anche a recuperare il possesso. Manca. Palla in avanti verso Angioni, interviene Fois. Fallo. Cavaliere della Repubblica 2-0 al Fausto Coppi, 1-0 a Banumini, ancora avanti contro l'Antiochense, sempre primo in classifica il Gialetto a quota 18 punti più 2 dall'Antiochense. Rimessa dal fondo per Boassa. Ruggero. No. Piras. Ha chiuso Soggiù solo per un attimo, recupera di nuovo il 10. Ena.
Fuis. Destro di prima intenzione, Zaidi ci arriva comunque. Orru, chiusa da Cozza. Abbiamo visto le qualità del 21 a centrocampo. È entrato nel primo tempo al posto di Caboni. Rischia qui, sulla pressione di Cozza, Piras. Riesce a recuperare però Ruggero, che poi allarga nella zona di Argiolas. Sinistro di prima intenzione. Non riesce a servire il compagno e allora rimessa laterale. Con le mani, Niedu. Movimento di Soggio, Niedu va più profondo ad Angioni. Chiuso da Ruggero. Altra rimessa. Questa volta per la Gialletto. Argiolas. Centrale. Ena. Si gira. E poi serve sulla sinistra Fois. Zaidi. Centrale. Pallone per Ladu che l'ha poi perso in pressione da parte di Loddo. Ena, centrale, Piras, chiuso ancora da Loddo, recupera il 10, Argiolas, movimento sulla destra di Pilloni, Argiolas lo serve all'uno contro uno con Niedu, Pilloni va sul sinistro, ancora Pilloni, entra in aria, Pilloni, chiuso senza fallo, recupera il fermassenti, Melis, manca. Zaidi ha chiuso poi Orru in area di rigore, Orru va sul destro, ancora Orru non tira, serve poi Argiolas in area, Argiolas sul sinistro, Argiolas va parata di Di Meglio, ancora Argiolas, Di Meglio due volte ma c'era fuori gioco, migliore in campo del fermassenti Di Meglio che ha salvato un sacco di occasioni per la Gialletto. Pallone in avanti, scavalcato Argiolas, Soggiu, stop e poi serve Cozza, pallone in verticale a cercare Angioni, chiuso da Ruggero che passa in mezzo a due e poi male a servire Pilloni, recupera comunque il 5 con grande forza, adesso Pilloni sulla destra, uno contro uno, Pilloni palla in mezzo per Zaidi, non è finita perché adesso ci arriva su questo pallone Ladu. In area di rigore, Ladu, Zaidi, destro, ancora la parata di Di Meglio, Pilloni, vicino alla tripletta, ancora Di Meglio, ennesima parata. Magia, Argiolas, ancora magia. Ena, lo scambio con Orru, ancora il numero 4. Zaidi, tacco verso Ladu, interviene Manca. Che partita di Di Meglio. Fuis, centralmente, verso Piras, si gira, servendo però Argiolas. Ancora Piras, palla centrale, verso Ru, chiuso da Loddo. In avanti, Angioni. Ena, alza un campanile, ci arriva Soggiu, interviene Cozza, alla fine Loddo in avanti. Ruggero, con calma da dietro. Magia. Centrale. Zaidi riesce però a perdere il pallone. Soggiu all'1-2 che non funziona, interviene l'11 che poi serve Pilloni. Corre sulla destra, Pilloni ancora verso Zaidi che si avvicina verso l'area. Zaidi, palla in mezzo col destro nel primo palo. Ladu spalla alla porta, Ladu si gira, prova a calciare. Zaidi fuori a fil di palo. Che occasione per la Gialletto. Vicino al 3-0. La formazione di casa era comunque in traiettoria di meglio. Ma che partita che stiamo vedendo. Di Meglio va lungo. Ruggero, uno dei migliori in campo. Soprattutto in zona difensiva. Ena. All'indietro. Boassa.
Argiolas. Lungo, posizione irregolare di lato, interviene però Loddo con la testa in fallo laterale. Pilloni, velocissimo, verso Ru, che si avvicina verso l'area, Ru contro Loddo, Ru! Contatto regolare secondo l'arbitro, pallone che sfila sul fondo, rimessa per Di Meglio. Che sbaglia, Servena, Zaidi, anticipa Diana, Ena, ancora Zaidi. Ena, destro, nell'area di rigore, Loddo, alza un campanile, Cozza, solissimo, riesce a stoppare ma interviene Ena, Piras, Ruggero, in avanti la Gialetto, non si accontenta di due gol, Argiolas, palla in mezzo, verso Ladu, testa vuoto, testa di Diana, e raccoglie Di Meglio. Pallone viene girato nella zona di Niedu che ha spazio, può avanzare, lo fa in questo momento, poi serve con una deviazione Soggiu. Pallone in sovrapposizione verso Angioni, anticipato bene dalla copertura di Ruggero. Pilloni, sinistro centrale, Orru, c'è spazio, può scattare Ladu, Orru, pallone per Zaidi, posizione regolare, Zaidi si avvicina all'area, Zaidi ci entra, Zaidi, Zaidi! Di Meglio in uscita, non è finita, Orru al limite dell'area, se la sposta sul destro, va sul sinistro, Orru si ferma e allora vuole tornare all'indietro, Fois, Ena, ancora Fois, allo scambio col 4, pallone largo, Orru, ancora Ena, Piras, Pilloni, alza questo pallone, non arriva dalle parti di Ladu, bensì da Piras che calcia di prima intenzione, pallone alto sul fondo. È giallo per Diana. ...26 minuti sul cronometro, 2-0 per la Gialetto. Doppietta di Pilloni. Primo gol arrivato nel corso dei primi 45 minuti. E il secondo invece al 16° minuto del secondo tempo. Ena. Zaidi. Ena. Fois, ancora Ena, pallone centrale, Pilloni, si muove anche Orru, Pilloni va da lui, Orru al limite dell'area, 1-2 con Pilloni che alza verso Ladu, Ladu stop col braccio, non lo vede l'arbitro, laterale, rimessa per la Gialetto. Zaidi, interviene l'arbitro con un fischio, c'è stato fallo, anzi no, il pallone è uscito. Di Meglio lungo, nella zona di Angioni, all'indietro Ruggero, Boassa. Fois, Ena lascia sfilare, Zaidi, ancora verso Fois, l'ultimo tocco è del numero 3, allora sarà rimessa per il fermassenti San Giovanni. Si alza un campanile, Melis di testa, Cozza allo stop, interviene Piras che riesce a rubare palla, poi con l'esterno allarga per Pilloni, c'è Ladu velocissimo, servito in questo momento, Ladu in area di rigore, al limite, Ladu, Ladu, se la sposta sul destro, Ladu, centrale, centrale la parata di Di Meglio.
Testa di Argiolas, Pilloni vede fuori dai pali di meglio, avanza Pilloni, lato a 1-2, Pilloni per la tripletta, chiusa da Soggiu, parata di meglio. Nieddu, sinistro in avanti a cercare Soggiu, chiuso bene da Argiolas, rimessa laterale ancora per i fermasenti. Loddo, palla in avanti, chiama palla Boassa che poi la raccoglie e Servena, ancora 1-0 per il Barumini contro l'Antiochense. Sempre primo in classifica la Gialetto, a quota 18 punti, più 2 sulla seconda. Buona la giocata di Magia che poi serve Piras, si gira Ruggero, ancora Piras, movimento di Argiolas, servito questo momento, palla lunga, Argiolas ci arriva, sì, riesce anche a mantenerla in campo, poi supera Niedu, Argiolas sinistro in mezzo per Ladu, non riesce a stoppare questo pallone che arriva dalle parti di meglio. Niedu, Soggiu, chiuso con un fallo, fischia l'arbitro, calcio di punizione. A 0 in 11 contro 10, è stato espulso all'ottavo minuto di gioco, anzi al nono. Congiu, esce Zaidi, entra con la numero 23. Esce anche Ladu. Entra Serafini al posto di Zaidi. E poi al posto di Ladu è entrato Medda. Soggiu, esterno in avanti per Angioni, chiama palla Boassa, la raccoglie con calma portiere numero 22 della Gialetto. Magia, Piras, ancora Magia, Orru in avanti, Serafini appena entrato perde il suo primo pallone. Ena, ancora Serafini, chiuso bene da di meglio, alla fine cozza all'indietro per il proprio portiere, lungo in fallo laterale, rimessa per la Gialetto con le mani Fois. Ena, Orru, Piras, c'è spazio, può avanzare il 10 che però serve Argiolas. Sovrapposizione di Medda, viene servito Piras all'indietro. Ena, destro largo per Fois che deve anticipare l'avversario, arriva prima manca, interviene comunque Ena. Serafini contro Diana, Serafini passa, Diana che si aiuta con un braccio, fallo, calcio di punizione e possibilità per la Gialetto. Subito battuta, è messo in difficoltà di meglio, alla fine l'ultimo tocco è di Pilloni, rimessa dal fondo per il fermassenti San Giovanni. Fois, Ena, palla lunga verso Medda, posizione di fuorigioco secondo l'arbitro. E allora calcio di punizione. Di meglio va lungo, nella zona di manca.
anticipato da Fois. C'è un cambio per la Gialetto. Esce Magia che lascia la fascia al proprio portiere Boassa. Adesso la Gialetto vuole gestire al meglio questo finale di secondo tempo, finale di partita. Con la numero 15 è entrato Onnis. Fois è scalato in posizione di difensore centrale. Era ex GS anche Onnis. Ed è entrato Onnis in posizione da terzino sinistro. Con le mani di Anna all'indietro, di Meglio. Palla in avanti, deviazione. Altra rimessa laterale per il fermassenti San Giovanni. Orru si gira, di Meglio gli strappa il pallone, con un fallo Orru, calcio di punizione nella metà campo della Gialetto, alza il baricentro fermassenti, è giallo per proteste ai danni di Meglio. La doppietta di Pilloni a decidere questo match, 2-0 tra Gialetto e Fermassenti. Va di Meglio, interviene Fois, poi manca, area di rigore, manca, riesce a passare, poi cade senza fallo. Interviene poi Orru, a fine contropiede, palla verso Medda, Medda fuori gioco. Si alza dunque la bandierina. Calcio di punizione che andrà a battere di Meglio. 10 minuti più recupero alla fine del match, 2-0. La doppietta di Pilloni. Fischio dell'arbitro. Può partire di Meglio in questo momento, lungo, profondo, a cercare un compagno che non c'è, Argiolas, in avanti verso Piras, esterno di Loddo, lunghissimo il pallone che finisce anche in rimessa. Serve la sfera per poter riprendere il gioco. Arriva in questo momento Argiolas a battere centralmente Perena, ancora il numero 6 Fois. Serafini, Fois attaccato da Melis che gli strappa il pallone con un fallo e poi allontana addirittura la sfera. Gesto che non serve per il fermassenti, sotto di due gol a questo punto della partita, buttare via la sfera non andrebbe bene. Sempre 1-0 fra Barumini e Antiochense. Sempre primo in classifica la Gialetto. E sicuramente lo sapranno alla fine di questo match. Ma la partita è ancora lunga perché è cominciata alle 15:30 a Barumini, mentre qui abbiamo iniziato alle 15. 1-0. Fois
palla lunga, cercare sulla sinistra, Pilloni, palla in mezzo per Medda, anticipato dall'uscita di Di Meglio, Soggiù, Melis, Cozza, verticalizza per Angioni, palla troppo lunga, si ferma per un problema muscolare, ma c'è stato anche fuori gioco, posizione irregolare del numero 9. A che minuto minuti mancano? Quanto manca? 40, 5 minuti. Più recupero. Sette minuti più recupero alla fine del match, 2-0, la doppietta di Pilloni. Al quarto minuto il primo gol, al sedicesimo del secondo tempo, il 2-0. Rimessa laterale per la Gialetto, con le mani Argiolas. Lungo la chiusura di Niedu, ancora una volta in rimessa. Con le mani sempre Argiolas. Palla in avanti, in mezzo, Pilloni, stop. Con un braccio, secondo l'arbitro, ha già battuto il fermasenti. Verso Manca, che perde questo pallone. Onnis interviene, Ena, palla centrale, Orru, palla per Onnis. Onnis, traversa! Poi Medda, calcia! Alla fine Pilloni, fuori! Tripla, immensa occasione per la Gialetto. Rimessa dal fondo, Di Meglio a battere. Altro cambio, esce Pilloni, l'autore del gol, della doppietta. E con la numero 14 entra Piras. Esce dal campo dunque Pilloni. Ricordiamo che però al nono minuto di gioco è arrivata l'espulsione ai danni di Congio, il difensore centrale del Fermasenti. E questo ha causato anche un po' di gestione da parte della Gialetto, che è passata poi in doppio vantaggio al sedicesimo minuto del secondo tempo con la doppietta di Pilloni. Niedu, Cozza, si gira e serve Di Meglio, destro profondo per Manca, troppo lungo, allora ci arriva Boassa, che poi serve velocemente Onnis. Centrale, Orru. Fallo di Cozza, calcio di punizione per la Gialetto. Si appresta a battere con calma Fois, che poi lascia a Piras. Ena. Orru, è entrato molto bene nel primo tempo al posto di Caboni. Ruggero, gira bene il pallone verso Argiolas, che poi col destro va in mezzo. Cercare Medda, Orru, sinistro piazzato! 3-0, meritato il gol per Orru, che come avevo detto in precedenza è entrato benissimo in campo. È 3-0 per la Gialetto. Super gol, la piazza dove non ci può arrivare Di Meglio, ha chiuso la partita completamente la Gialetto in modo molto meritato, soprattutto per come ha gestito le azioni offensive. Ci poteva stare anche qualche gol in più, salvato dal migliore in campo del Fermasenti, e stiamo parlando del portiere Di Meglio. Classe 93.
Proprio lui va a cercare Diana sulla destra. Alza il pallone verso Manca. Corre, arriva Onnis da dietro. Manca la mette in mezzo per la testa di Angioni, anticipato senza fallo da parte di Ruggero. Rimane a terra Angioni solo per un attimo, si è rialzato il numero 9 del Fermassenti San Giovanni. Bisogna recuperare anche la sfera per poter riprendere il gioco. Un minuto per recupero e poi la fine del match. Attacca però il Fermassenti che non vuole mollare. So giù, area di rigore, arrivata dietro Niedu, calcia prima di lui Melis. Largo. Fischia tre volte, finisce 3-0 tra Gialetto e Fermassenti. Primo in classifica in questo momento, bisogna attendere il risultato a Barumini contro l'Atiochense. Noi vi ringraziamo per averci seguito, la doppietta di Pilloni e il gol di Orru decidono il match. Un saluto da parte di Daniele Floris e dalle immagini di Giacomo Farris. Grazie.